Carlo, buonasera, bentrovati. È sempre un piacere, i tuoi ospiti sono sempre una grossa emozione. Mi dici due parole in merito, come hai fatto a trovarla? Grazie a voi, perché per noi è molto importante che ci sia il supporto dei mass media, perché temi come quelli toccati da Marisa sono temi importantissimi e che risvegliano le coscienze sociali e civili. Lei parla di pedofilia e ha molto coraggio a farlo, perché non è un argomento comodo, non è un argomento frivolo di quelli che si vendono facilmente. Ho visto adesso in edicola c'è Barbara D'Urso che parla, credo ancora nell'amore. Ecco, noi siamo stufi di leggere queste sciocchezze, di leggere i calciatori che raccontano la loro vita, di leggere i libri di barzellette dei comici di Zelig. Noi vogliamo emozioni, vogliamo sentimenti, vogliamo letteratura che ci fa riflettere, che ci sveglia l'animo, e Marisa ci propone questo. Il suo libro La grotta delle sirene parla di pedofilia, parla di abuso in ambito familiare, quindi un mondo sommerso, perché quando i casi vengono alla ribalta della cronaca è troppo tardi, quando c'è il morto, quando c'è il caso che interessa la TV del dolore e se ne parla per anni interi e si fanno trasmissioni sul caso di Sara. A noi questo non interessa, a noi interessa aiutare i bambini che stanno male, che vengono trattati male da famiglie insospettabili, ma che soffrono, la cui vita viene spezzata, e probabilmente questo si saprà soltanto quando saranno adulti, e di questo parla Marisa. Carlo, ti sei assunto una grossa responsabilità ormai, noi ti seguiamo, ti sponsorizziamo, rilanciamo a eco tutti i tuoi eventi, però ho avuto modo e ho avuto una emozione questa sera nell'incontrare la signora, ma so che dietro questo volumetto così leggibile in una mezza nottata di quelle là un po' insonne invernali si nasconde un grosso impegno sociale. Questo è quello che vorrei sapere da voi, più che il libro. Sì, niente, questa è una storia che nasce da un'esperienza mia vissuta qualche tempo fa, e avere lavorato a contatto con ragazze abusate e avere vissuto insieme a loro questa tematica così, così importante, così difficile, e niente, mi hanno dato lo spunto per questa storia che, sia pure frutto di fantasia, però prende alla sua origine proprio lì. È la storia di una ragazzina, di un'adolescente abusata, come purtroppo ce ne sono tante, e da cui poi, con cui poi si intrecciano storie di violenza sulle donne e un trauma molto forte di questo medico che accoglie questa ragazza. E sono tre esperienze difficili, tre esperienze insomma, che si intrecciano fra loro e che offrono spunti, ecco, di attualità molto seria. Possiamo parlare definitivamente di scrittrice di libri per bambini? Lei sa che questa etichetta è molto ambigua, pericolosa, doppio taglio, rivolgersi ai bambini con i giusti strumenti è sempre ripensarci e pensarci ancora. Sì, scrivere ai bambini è una grande responsabilità, perché il bambino è quello che poi sarà il nostro futuro. E niente, scrivere per bambini mi piace moltissimo, e non è detto che per chi abbia cominciato a scrivere anche per gli adulti non lo faccia più, anzi, io spero in un futuro non molto lontano di scrivere ancora per loro. Marianna, la sala era affollatissima, noi non abbiamo avuto modo di poter sentire, siamo rimasti fuori per gran pezzo della serata. Vuoi dirmi quali brani hai letto e perché li hai scelti, con la tua consueta sensibilità? Ho scelto di tratteggiare il personaggio principale del libro, cioè Dora, quindi ho letto il brano iniziale in cui l'autrice descrive l'aspetto fisico della ragazzina, che in qualche modo è un riflesso della sua condizione disagiata, e poi ho scelto un brano in cui intervengono tutti i personaggi, Dora soltanto, diciamo, come spettro, diciamo, e ci sono la professoressa Lisa Anderson e il professor dottor Valli, che la tiene in cura, che si confrontano sulla problematica della bambina. Perché ho scelto questi brani? Perché in qualche modo mi sembravano i più rappresentativi di quello che era poi il tema fondamentale del libro, e fossero significativi anche, come dire, per dare un input di curiosità a chi avrebbe dovuto acquistare il libro. Io cerco sempre di scegliere brani che facciano appassionare il lettore che non conosce il libro, no? Diciamo, in qualche modo anche una sorta di marketing, se vogliamo, sono le mie scelte.
Adele Paturzo, quale presidente di un aspetto cinematografico della situazione, pensi che un domani ne possiamo tirare fuori un documentario? Hai vissuto questa emozione insieme alla signora Attanasi? Sicuramente, come esperta nel circolo Endas che si occupa di astrocinema, un documentario potrebbe esserne tratto. Sicuramente sono tematiche scottanti, quindi bisogna un attimo salvaguardarsi per la tutela giuridica, insomma, dal punto di vista di una web TV o di un giornale o nella redazione appunto di questo documentario. Come recensirai domani nel tuo scritto questo volumetto? Parlavo di film, documentario e immagini, non per far sognare la scrittrice, ma perché nel terzo millennio sono le immagini, è il secolo delle immagini, questa settima arte che vince, ci avvolge, ci coinvolge ancora più di uno scritto, e sai, i ragazzi sono un po' restii allo scrivere, ecco perché mi permetterei di suggerire nel piccolo di una scuola far nascere un documentario. Certamente Carlo non può non essere d'accordo per il suo amore per le immagini ed sono sicuro che è pronto in prima persona, non dico a fare il regista, ma almeno lo sceneggiatore. È vero Carlo? Sì, sfondi una porta aperta, perché io ho già scelto i testi di favole di Marisa per proporli in ospedale dove lavoro con il progetto Nati per Leggere, e noi già li proponiamo ai bambini nel corso della degenza con dei volontari che vengono ogni giorno a leggere loro delle fiabe che possano avere un valore di passatempo ma soprattutto di educazione e di crescita, e quindi anche questo libro sarà sicuramente indicato per questo, e poi se ne farà un film tanto meglio, ma come sai oggi tutti quanti sognano di fare un film ma non ci sono i fondi per farlo, quindi rimane poi per tutti soltanto un sogno. Quindi lasciamo alle immagini loro, cioè non sono neanche d'accordo che poi il valore di un libro sia quello di trasformarlo in film. Lasciamo il libro fare il libro, e quello che nasce poi per il film magari nasce già per esserlo. E poi venga il documentario, è un contorno. Ma da qui si evince sicuramente e decisamente che lei ha già pronto nel cassetto qualche altra cosa. Il suo sorriso è già di per sé una risposta. Scaramantico, non voglio anticiparle nulla, ma ci preannunci dove la potremo seguire? Sì, in verità è già pronto nel cassetto un nuovo libro su tematiche di letteratura per ragazzi? No, su letteratura per adulti, ma ecco, su tematiche abbastanza serie, attuali e dolorose purtroppo. Quindi rimane questo impegno sociale tirato su fino in fondo per cercare di ottenere. Vi ringrazio della disponibilità e dei vostri tempi.